fornisce per la regione Sardegna un importantissimo miglioramento del collegamento su fibra veloce per il trasferimento dei dati. Una nuova autostrada digitale in grado di migliorare notevolmente la connettività dei centri di ricerca e delle università dell'isola. Ecco il progetto Terabit, finanziato con i fondi del PNRR, 41 milioni di euro da realizzare entro il 2025. Pensate che a regime la velocità di trasferimento dati dovrebbe aumentare tra un fattore 500 e 1000. Quindi adesso siamo a 10 gigabit per secondo, mediamente andremo sopra il terabit per secondo. L'intervento è stato presentato ufficialmente nella sala Giorgio Pisano del gruppo editoriale L'Unione Sarda, con diretta streaming sul sito, nel corso dell'incontro coordinato da Stefano Birocchi. Punti di riferimento: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consorzio GAR. Oggi sappiamo che il tema non è tanto l'interoperabilità delle reti, ma la possibilità di scambiare grandi quantità di dati, di condividere grandi quantità di dati in tempi molto rapidi. Da Terabit, grandi benefici per l'Einstein Telescope, un altro aspetto in grado di rafforzare la candidatura della Sardegna, che punta sulla miniera di Sosenatos a Lula. Crea un'infrastruttura di rete ad alta velocità per il futuro, e la rete ad alta velocità è un asset fondamentale per la candidatura della Sardegna per Einstein Telescope.